quest'operazione migliora la qualità della vita? Posso costruire in questo modo e trovarmi a mio agio? Posso sicuramente soddisfare delle esigenze, però sicuramente devo anche pagare un prezzo per questo tipo di attività. Possiamo anche costruire così, cioè possiamo anche scegliere di modificare il territorio in un altro approccio che non è quello che abbiamo visto prima, pur essendo elemento dove ritroviamo l'ambiente, la casa, i luoghi di lavoro, i luoghi di svago, però stiamo utilizzando un linguaggio che è molto più vicino al territorio. Qui noi utilizziamo pietra, legno e terracotta. Nella diapositiva precedente abbiamo una grandissima quantità di materiali che non sono materiali naturali. Abbiamo alluminio, abbiamo plastiche, vetro, elementi che non si trovano in natura, anche per andare a costruire cose come quelle che abbiamo visto prima. È un approccio diverso. Che cos'è che differenzia fondamentalmente questo approccio dall'altro? È che noi possiamo costruire così quando la tecnologia, la nostra posizione mentale nei confronti del territorio è una posizione mentale che va indietro nel tempo di 600-700 anni. Questa è una diapositiva di Gubbio, Palazzo dei Consoli, ma se noi facciamo una diapositiva di Assisi è la stessa cosa, Spello è la stessa cosa. E quello che noi sicuramente andiamo a rilevare è che 700 anni fa non avremmo potuto costruire e interloquire col territorio con linguaggi diversi da questi, perché non avevamo le possibilità tecnologiche che oggi invece sono possibili. Quindi il materiale è diverso e quindi anche il linguaggio con cui noi interagiamo.